Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 19° episodio della nostra serie di The Sims, signori. Siamo con il gioco in pausa perché prima di partire al solito con il video, piccolo annuncio, ovvero che questo sarà il penultimo episodio di questa serie, signori. Io vi ringrazio per tutto il supporto che avete dato a questa serie che ci ha tenuto compagnia per un mesetto e mezzo. Ma sì, questo è quello di sabato, sarà l'ultimo, il penultimo e l'ultimo episodio. E poi da martedì prossimo partiremo a bomba con la nuova serie di Minecraft. Se eventualmente volete qualche altro episodio di The Sims, magari per cercare di portare avanti un pochino la serie, fatemelo sapere nei commenti e comunque la valutiamo un attimino. Detto questo, signori, partiamo con il video. Io sono Maullo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto e questo è il 19° episodio della nostra serie di The Sims. Allora, il nostro pontino ha fatto tutto per andare oggi a lavorare, però invece di farlo andare, di fargli fare cose stupide oggi, signori, viaggiamo un attimino. Sì, viaggiamo un attimino, signori. Conosciamo un attimino. No, con nessuno. Non voglio un pultino, è un tipo solitario. Il mercato delle pulci è in città. Non ce ne frega nulla il mercato delle pulci, signori. Poltino, questa mattinata libera, vuole andare a scoprire un attimino meglio questo quartiere in cui si è andato a trasferire. Allora, da palestra ci siamo stati e direi che già abbiamo fatto abbastanza danni. Quartieri alti mi fa fare qualcosa? No, è solamente una cosa generica. Però qua c'è sta il karaoke. Lounge Mirastel. Andiamo a Lounge Mirastel, signori. Andiamo a conoscere, a vedere cose nuove. Ricordiamoci che alle 3 noi dobbiamo andare a lavorare, quindi direi un attimino di rimanere concentrati anche sugli obiettivi che abbiamo, perché abbiamo altri 2 giorni per ottenere la promozione. Detto questo, nel prossimo video torneremo a casa nostra perché abbiamo portato a casa l'obiettivo della promozione e sistemeremo un attimo a casa nostra perché abbiamo 3 figli e viviamo in un tugurio, quindi direi che c'è un attimino anche da sistemare da quel punto di vista per lasciare Tino nella sua completa. Oh, che carina! In tutto questo siamo vestiti bene da cuochi. Bene, complimenti a Tino che sta uscendo per andare al lounge bar e si è vestito ed è rimasto vestito da cuoco. Allora, facciamo una cosa: andiamo nuota qui, così lui dovrebbe un attimino cambiarsi. Siamo da soli al lounge bar. Bene, che cosa carina, che cosa simpatica. Cioè, giustamente sono le 9 del 10 del mattino. Chi cazzo lo ci va al lounge bar alle 10 del mattino? Nessuno. Bene. Cosa sta facendo? Nuota qui, bravissimo Dino. Fai vedere, nuota senza vestito? No, nuota senza vestiti. Ma perché dovrebbe nuotare senza vestiti? Lui giustamente è triste, signori, perché in tutto questo abbiamo scoperto chi era quella che è morta l'altro giorno, signori. Ve lo faccio vedere molto rapidamente. Era la mamma di non sua, ecco, sì, era lei, signori. Silvia Rizzo è la mamma di Roberto Landbrag. In tutto questo, sì, Landbrag, quindi sì, era lei quella che abbiamo scoperto chi era la tizia che è deceduta. Bene, sì, qua cosa ci si può fare? Niente. Qua, questi tavolini non servono a nulla, questi servono per sederti. Bene, ok. Tino adesso si è fatto una bella nuotata, sempre con la panzonetta che lo contraddistingue. Bene, così, e in costume si sta andando a prendere un cocktail. Bene, bravo Tino, bravo Tino. Qua possiamo fare qualcosa? Esercita a cantare, racconta una bella assumi un compito. Racconta una base. No, esercita a cantare, dai. Esercita a cantare, facciamo qualcosa di strano. Canta per conto tuo, canta in duetto. Canta per conto tuo, non ci sta nessuno. In questo momento sento il bisogno di fare un po' di shopping terapeutico. Ti andrebbe di venire con me al mercato delle pulci? No, Lucia mia, io sto cantando da solo in costume in un pub alle 10, alle 11 del mattino. Dico, di cosa stiamo parlando? In tutto questo volevo cantare per conto tuo, sì, un po' di musica pop, dai così. Fools player, non so di cosa cazzo stiamo parlando, mattino lo vedo bello carico, signore. In tutto questo giustamente non c'è nessuno. Non possiamo conoscere minimamente nessuno. Sono tutti tristi, signori. Ma che cazzo di posto in che posto ci siamo andati a infognare? Sono tutti tristi, signori. Beh, che cosa carina, che cosa carina. Basta, smette di fare. Lucia, Sanna, si sta chiedendo se mi piacerebbe farle. Si sta chiedendo se mi piacerebbe farle visita. No, non rompere le scatole, Tino. Guardalo, Tino, che cosa fa. Fa il karaoke da solo, signori. Fa il karaoke da solo, Tino. In costume e fa proprio schifo, signori miei, fa proprio schifo. Aspetta, ma possiamo fare anche canta un duetto country, ma con chi?
con Marta Dodaro. Marta Dodaro, vieni qua, canta con me, zia. Sì, mamma mia, è osceno, signori, è osceno, Tino. Che scene brutte, signori. Un cuoco della sua classe che sta a fare queste cose. Vabbè, io direi che possiamo anche smetterla di cantare da soli e vediamo di cantare con la Dodaro. Ehi, zia, sai, sono quello che ha rapito tuo figlio nei primi episodi di questa serie, però va bene. Ora siamo diventati grandi amici e facciamo il karaoke assieme. Guardali, guardali tutte e due. Lei non ha nemmeno il microfono in mano. Ora sì, ora sì, ora sì. Che momenti di alta situazione, signori. Beh, al mezzogiorno avviene questo, signori. Al mezzogiorno avviene questo. Che cosa carina. Ma sembrano anche soddisfatti. Guarda, guarda, questo sembra soddisfatto. Sta guardando un qualcosa che non si sa cosa sia. Però, accendi, luci automatiche, spegni, imposta colore e intensità. Bah, va bene, non. Che altra cazzarola possiamo fare qui noi? Qui possiamo fare qualcosa? Cosa mi rappresenta questa cosa? Accendi. Imposta luce intensità. No, non voglio accendere niente. Però se non sbaglio qui c'è del narghilè, che direi che. Siediti e prova. Ci sta, signore. Andiamo a provare con il narghilè anche perché già è mezzogiorno. Quanto cazzarola dura sta canzone? Ok, bene. Perché, ah, se lui è sempre triste perché giustamente è scomparsa la sua fiamma con la quale ha avuto tutto questo, quando è che lui passa di età? Tra 11 giorni. Chi è questa? Chi sei? Zia? Chi sei? Presentazione lega, presentazione scortese. Chiama da te. Ehi, zia! Ehi, ush! Guardalo, guardalo Tino come si tira sul morale. Con la macchinetta che fa le bolle, bravo Tino, bravo Tino, così, bravo Tino. Chi è costui? Chiama da te, non sappiamo chi sia costei, diciamo costei. Chiama e facciamo nuovamente prova, così dovrebbe arrivare la tizia. Arriva la tizia? Sì, la tizia sta arrivando. Questo si è preso d'invidia e ha iniziato a cantare lui. Mamma mia, noi eravamo meglio però, decisamente noi eravamo meglio. Chi sei, zia? Presentati. Se n'è andata. Ma stiamo scherzando? Cioè, ma proprio rotino, cioè illuso così che senza né se, senza né ma. Va bene. Quello se n'è andato pure. Tino mio, fatti un'altra nuotata, direi, nuota qui. Direi che ci possiamo fare un'altra nuotata e questo posto non è per niente divertente. C'è un piano superiore? No, non c'è un piano superiore. Non è per niente un posto divertente. Decisamente no, decisamente no. Mi aspettavo meglio questo lounge bar disco stun. Decisamente sì. Tutto questo sono le 14 e noi fra un'oretta dovremmo anche andare a lavorare, signori. In tutto questo sì. Noi abbiamo portato a casa tutti gli obiettivi? Sì. Quindi tra un'ora ti inizierà a lavorare. Sì. Ok, signori, siamo tornati a casa. Allora, Tino ha bisogno di andare in bagno. Vai in bagno, usa, bene. Poi che problemi c'hai? C'hai un po' di fame, non so se arriverai a mangiare qualcosa, ma tu intanto prendi una porzione, accelerami i tempi, mi sa che non ci arrivi a mangiare, Tino mio. Mi sa che a mangiare non ci arrivi, mi sa che a mangiare non ci arrivi, anche perché mo quanto ci stai ad andare a stare in bagno, zii? Bello che là ci stavano i bagni, zio mio, dai, 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 porca miseria, dai, porca miseria, perché si addormenta così? Io non lo capisco, queste cose, non le capisco, si addormenta. Tutto questo non mi sta dicendo che devo andare a lavorare. Sì, adesso sì. Mangia qualcosina, bene così, bravo Tino. E andiamocene a lavorare, signori. Andiamocene a lavorare. Ok, signori, Tino è tornato da lavoro. Vediamo se riusciamo. Ok, forse nella prossima giornata lavorativa riusciamo a ottenere la promozione che ci spetta. Allora, per prima cosa, no, ripulisci, ripulisci e ripulisci. Ma no, 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 che cazzo era? Perché quello lì me lo fa buttare via? È marcio, zii. È marcio. Appunto, ripulisci tutte cose. Poi queste non capisco perché non vanno a male. Quindi mangiati questa torta di qua. È da 3 giorni che c'è sta torta lì. E però va bene. Boh, non so perché la torta sia ancora lì. Però sbagliato, non dobbiamo mangiare la torta, ma bensì dobbiamo cucinare, signori.
Cena con un'insalata Cesar, signore. Sì, dobbiamo portarci a casa l'obiettivo qui della cena. Della cena. Non mi apre qui la stanghetta. Rendimento lavorativo. I modi migliori per migliorare il rendimento lavorativo sono andare al lavoro con emozione positiva, completare l'incarico del giorno, mantenere un livello delle relazioni alto con i colleghi. Ma io spero che domani riusciremo a ottenere la promozione, perché dico, sarà l'ultimo giorno, poi avremo 3 giorni di ferie, in cui, se riesco finalmente a ottenere la promozione che mi serve, ce ne torneremo a casa, signori. Diciamo di sì, diciamo di sì. Allora, Tino sta magnà, e questa già è una cosa buona e interessante. Dopodiché, Tino, cosa puoi fare di tanto divertente? Ma cuciniamo un'altra cosa i maccheroni al formaggio, signori. Cuciniamo i maccheroni al formaggio, perché noi siamo dei pazzi scatenati. Ebbene sì, lui è sempre triste, lui è sempre triste perché tra 14 ore finalmente ci troviamo questa tristezza. Mamma mia, che problemi hai? Piange a fiumi, ma che cosa brutta! Ricevi una promozione e sviluppa un'inimicizia. Vabbè, non ci interessano queste cose, tu intanto lava sta cosa lì. Bravissimo, dopodiché andiamo a cucinare di nuovo, così ci portiamo a casa. Almeno spero che riusciamo a portarci a casa l'obiettivo del giorno. Dopodiché, penso che tu non abbia bisogno di mangiare, andiamo in bagno, e sarebbe una cosa carina e interessante. Dopodiché, sì, bravo, l'abbiamo portato a casa l'obiettivo, fatta al 75%, ma porca. Preparo un pasto gourmet, così, tagliolini all'aglio. Boh, me li mangerei pure io adesso, tagliolini all'aglio, signori. Bisogna sì, dai, cuciniamo come se non ce lo sono domani, cuciniamo come se non ce lo sono domani, poi ti pigli un po' di caffè, prepara del caffè, così leviamo anche il problema che tu abbia sonno, bene, bene, dopodiché ti fai una bella doccia alle 4 del mattino, chi è che non fa un bel bagno? Dico alle 4 del mattino tutti si fanno un bagno veloce, signori, bravissimo, e i tagliolini li abbiamo fatti, ci stiamo a pigliare il caffè, perfetto. Dovresti prendertelo non dentro la vasca, però va bene. Lui si sta prendendo il caffè dentro la vasca. Ognuno ha i propri, ha i propri, ha i propri, le proprie idee, signori, le proprie idee. Le proprie idee, però va bene. Ok, ancora il caffè in mano, ancora il caffè in mano. Vediamo se riesce a finirlo. Riuscirà a finirlo sto. Sì, perfetto. Si è rimesso davanti allo specchio a parlare da solo. Bene, fatti un altro caffè. Prendi una bevanda, che sarebbe cosa buona e giusta. Dopodiché, siccome lui non ha bisogno di divertirsi, zia mia, sempre problemi c'è, sempre problemi c'è. Io direi che alle 6 del mattino andiamo a dormire, ma neanche per sogno, signori, andiamo a visitare nuovi posti e ci portiamo nostra moglie. Vieni, mogliera, andiamo, visitiamo nuovi posti. Sono le 6 del mattino, ci verrà? Secondo me sta a dormire, però, non facciamoci troppe domande. Allora, dove andiamo noi oggi? Ieri siamo andati al lounge, cioè abbiamo il parco e abbiamo questo che cos'è? La galleria d'arte, acustica grandiosa, luce naturale. No, andiamo al parco. Sì, andiamo al parco, signori, perché questo invece che cos'è? Pianeta. Sarà un altro bar praticamente inutile, un altro bar inutile, signori. Però questa è la zona del quartiere della moda. Andiamo al quartiere della moda, signori. Portiamo nostra moglie al quartiere della moda. Via. Ok, siamo al quartiere della moda. Intanto direi di salutare nostra moglie, che sarebbe una cosa. Credi che le tecniche, fiti fichi, ma che cazzo era? Altre scelte, romantico. Non mi fa fare niente. Dove stai andando, zio? Da chi cazzo la stai andando? Sei con tua moglie. Vieni qua, balliamo. Fa karaoke insieme. Facciamo il karaoke insieme con nostra moglie, signori. Che però è depressissima. Perché è depressissima nostra moglie? È un'esaltata, sì, bello così, siamo contenti. Chi è la tizia? Mika Hoho, presentazione amichevole, presentiamoci amichevolmente a Mika Hoho. Salve, salve, discuti dei piatti di gourmet, dopodiché torniamo da nostra moglie, perché diciamo siamo qui con nostra moglie e discutiamo degli interessi con nostra moglie, signori. Bene, ho finito di cantare, ma io volevo cantare con mia moglie. Canta in duetto. Country,
Dai, con Lucia, dai signori, momento epico, dove sto andando? Mi sta a fregare il posto questo. No, no. Mi sono perso Lucia, signori. Dov'è Lucia? No, se n'è andata. Se n'è andata Lucia, signori. Canto in duetto. Chi è che mi sta chiamando? Ciao Tina, chiamo per farti sapere che Marta Totale è deceduta. Pensavo volessi sapere. Oh mio Dio, stanno morendo tutti. Stanno morendo tutti. Stanno morendo tutti, ma di che cazzo sta? Guarda il karaoke, ma chi se ne frega di guardare il karaoke? Andiamo da qualche parte, signori, andiamo qui, dai. Esercito, prepara una bevanda, signori. Prepara una bevanda preferita. Dai così. È morto una, stanno a morire tutti, mamma mia, signori, ma che depressione. Ma che depressione. Gioca una partita, ma che cazzo lo senti? Guarda il karaoke. Tino, ti devi divertire, mamma mia. Oh, che problemi c'ha Tino? In tutto questo Lucia se n'è andata. Bene, noi eravamo venuti qui con... Scusa, viaggio, prenditi. Invita nel lotto attuale. A Lucia. A Lucia. Che cazzo è successo? Lucia mia. Lucia mia, che problemi hai, Lucia? Che problemi hai? Lucia ha da fare. Porca miseria, signori, porca miseria. Jazz. Agitato, non mescolato. Va bene, va bene. L'importante è che lui fa qualcosa di, che li tenga sul morale. Dai, dai, Tino mio, canta. Un episodio dedicato alle doti canterine del nostro buon Tino. Bene, abbiamo raggiunto il livello 2 di canto. Addirittura siamo dei cantori nati. Va bene, io direi, scusatemi, di recuperare un attimino il rapporto con nostra moglie. No, andiamocene da questo posto brutto. Andiamocene da questo posto brutto e infernale. Zio, smettila di cantare. Se ti dico che te ne andà. Allora, questo abbiamo completato. Ok. Usciamo, bussiamo, la bussa alla porta, ah, bussa alla porta, dovrebbe esserci mia moglie lì dentro, sì, in teoria dovrebbe esserci mia moglie lì dentro, salve, è pur sempre casa mia, buongiorno, salve, allora, prima di tutto devo andare a fare una pisciatella velocissima, ok, perfetto, dopodiché andiamo a salutare mia moglie, che altre scelte, romantico. Non vuole fare nulla, mia moglie non è interessata ad avere un rapporto con me. Bene, allora cambiamo il pannolino a piccolo Salvatore, che entra pure. Già sono entrato e sono andato in bagno, zia, però va bene, sei leggermente in ritardo con le situazioni. Bene, dopodiché posso dormire un po' nel letto? Posso dormire giusto 10 minuti nel letto, zia? È sempre il letto mio. Posso un attimino, devo recuperare un attimo le energie, che me ne devo andare anche a lavorare fra un paio di ore. Cioè, sono andato a casa di mia moglie per coricarmi. Che cosa che grande Tino, così si fa. Così si fa, Tino, grande, grande, grande. Abbiamo 12, 13, abbiamo qualche ora. Va bene, signori, faccio un rapido taglio e ci vediamo appena Tino sarà tornato a casa e sarà pronto ad andare a lavorare, sperando di riuscire a ottenere sta cazzata di promozione a sto giro, perché anche basta, anche basta, anche basta. Ok, signori, siamo tornati a casa. Abbiamo pagato le bollette. Il Bontino sta cercando di tirarsi sul morale guardandosi allo specchio, ma la cosa non è abbastanza facile. Però ci stiamo provando. In tutto questo, stiamo per andare a lavorare. Riusciremo a ottenere la promozione per la quale ci siamo trasferiti in questo postaccio, signori? E abbiamo perso anche la nascita del nostro figlio. Nel nostro primogenito maschietto, il nostro, no, primogenito no, però del nostro maschietto, signori, ci riusciremo? Non lo so, lo scopriremo a mezzanotte. Ok, signori, ci siamo. Sono le 23:58. Tino dovrebbe tornare fra pochi minuti. Oh, finalmente abbiamo ottenuto la promozione. Porca miseria, è stato promosso a pasticcere, 57 in più a loro, ha ricevuto un seguente bonus di 933esimo Leon a pendipentole alte. Va bene, il suo prossimo turno sarà giovedì alle 12, quindi lavoriamo. Ora abbiamo martedì e mercoledì liberi e
E poi abbiamo tutta la settimana dal giovedì fino a lunedì, dalle 12 alle 17. Signori, siamo riusciti a ottenere la promozione di cui avevamo bisogno. Chiamiamo nostra moglie, signori, invitiamo nel lotto attuale nostra moglie che ci manderà sicuramente, secondo me ci manda a quel paese. Secondo me ci manda direttamente a quel paese perché a mezzanotte e mezza non penso che lei sia contenta di venirci a trovare. Lucia sta dormendo, e infatti niente da fare. Dobbiamo raggiungere altri due livelli di alta cucina, che la vedo complicata, però va bene, signori, però va bene. Detto questo, allora io per il video di oggi mi fermo qui, signori, mi fermo qui. Ma io posso leggere dei libri, leggi, leggi, acquista toni, leggi, 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 budino orbitale, segnale altalene. Come si fa, scusatemi, leggi qualcosa? No, così va lui a caso. Acquista libri, ecco, acquista libri per alzare il livello della cucina. Mostra tutto. Fantasy, poesia, abilità. Alta cucina, volume 3. Compriamo sia questo che questo. Compra. Ok. E mo devi riordinare il libro, acquista, leggi Alta Cucina volume 1. Ecco, devi leggerti questo qua, zio, non devi leggere le cagate assurde. Devi leggere quello sulla cucina perché dobbiamo alzare il livello di cucina gourmet. Detto questo, signori, io non so se riusciremo a ottenere un'ennesima promozione col bontino, però ci vediamo noi nel prossimo video, ovvero sabato, che sarà, diciamo, l'ultimo video della serie. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!